Oh, eccoci qui. Buonasera a tutti, belli. Buonasera a tutti. Buonasera, Axel. E buonasera anche a te, Panzi. Eh sì, sta due di fila. Bravissima. Good job. Oggi continuiamo Darkest Dungeon. Tra l'altro, vedo che c'è un annuncio time e un bevi di Axel. Innanzitutto, facciamo il bevi. Oggi ho caldissimo. Infatti, mi dà che le accendo immediatamente. L'aria condizionata perché altrimenti muoio. È una caldana. Praticamente. Allora, il bevi l'abbiamo fatto. L'annuncio time, mettiamo un annuncio di 30 secondi che è molto sciallo. E niente. Niente, mo' aspettiamo un po'. Allora, ho fatto un paio di run, forse due o tre, due mi pare. Ho preso il lebbroso, la fuggitiva che effettivamente era sì una classe nuova. Ho scoperto una caterba di robe nuove, di meccaniche, cose, modi per potenziare i vari eroi permanentemente, delle piccole proprio. Per potenziare, diciamo, effettivamente devono fare delle sorta di piccole chapter delle loro storie. Ti raccontano proprio la loro storia e sbloccano il nuovo potenziamento. E in generale ho capito com'è il flow del gioco. Lo sto recependo perché sembra molto simile a Darkest Dungeon 1. In realtà è molto differente invece. È molto molto differente perché su Darkest Dungeon c'erano sul primo c'erano tantissimi. Ma tanto ci sentiamo, sì. Ma tanto ci sentiamo, sì. Ok, sì. C'erano tantissimi. RNG era molto più grande. Era molto più prepotente. Qui è rimasta la cosa, ma sono stati semplificati dei passaggi che rendono il gioco molto meno caotico. Cioè, rimane caotico perché comunque se ti trovi contro l'RNG te lo butta in culo. Però al tempo stesso te lo semplifica da una parte. Perché su Darkest Dungeon tu potevi avere anche 90 di precisione. Potevi essere un cecchino, magari non prendevi. Mentre qua la maggior parte delle volte, soprattutto per quanto riguarda il colpire l'avversario o ricevere il colpo dell'avversario, è molto immediato, è molto secco. Perché cioè, o è 100% quindi ti colpisco, oppure se magari gli fai dei debuff c'hai il 50% di chance di colpirti, altrimenti c'hai il 25% se gli fai il doppio debuff. E così via. Mentre su Darkest Dungeon era veramente molto più difficile, quindi con questa cosa il gameplay è anche molto più chiaro. Perché tu sai, ok, tanto quello adesso mi colpisce uno del team per forza, e magari puoi anticiparlo e altre robe. Ma mo' piano piano. Piano piano vediamo. No, fatemi aprire intanto Darkest Dungeon. Dov'è? Darkest, eccoti. E niente, allora, oggi continueremo la tipo terza run che ho fatto, che è una run, secondo me, potremmo finire il gioco. È stata una run molto fortunata sotto il punto di vista dei vari talenti che ci avevano. Al tempo stesso l'ho gestita molto bene, perché tra l'altro in Darkest Dungeon 2 una cosa. Cioè, la vita non è così importante, perché i personaggi costantemente, durante i viaggi, si curano. La cosa fondamentale nel fighting di Darkest Dungeon 2 è innanzitutto la sanità. È una cosa che non devi farla arrivare al massimo perché ti sputtana un'altra cosa che è essenziale, ovvero i rapporti che hanno tra di loro. Perché sono riuscito a fare un party che, sebbene o male mi ricordo, tutti vanno d'accordo con tutti. Cioè, hanno fatto un legame con tutti gli altri membri del party. E questi stanno costantemente a darsi piccoli buff. Tipo, c'hai il 50% di danno in più. C'hai la difesa. Ti curo di 7 HP. Ed è una cosa che
importantissima. Se voi avete anche un solo stronzo all'interno del... è partito ovviamente. All'interno del party che fa lo stronzo, appunto, è un casino. Per questo lì entrano pure in gioco i vari tratti della personalità, perché se avete qualcuno che ha il tratto letteralmente della personalità e rompe i coglioni agli altri, è la fine, perché vi sputtana tutti i rapporti e una sola mela marcia vi fa andare a fanculo tutta la run. Comunque andiamo in live diretta. Tra l'altro adesso è finalmente cambiata. Stavo pensando anche di cambiare un'altra roba, ma va bene. Al momento sto controllando se la live sta andando. Twitch, comunque, io ti vorrei... Sembra andare. Mi sembra che codesta live stia andando. Probabilmente. Sperando che non mi esploda il telefono. Ma si sta glitchando tutto, ma che cazzo? The what? Ok. Eccoci qua, sono arrivato a livello 12 come vedete qui sotto. In realtà ogni livello vi sblocca roba nuova, è diventato proprio molto roguelike. Cioè fare ogni livello, tipo qua ho sbloccato il lebbroso, il kit di riparazione, rete da pescatore e anche dei tratti. Cioè questa cosa non è da sottovalutare, perché diciamo che il primo Darkest Dungeon, con il fatto che ti metteva tutto sul piatto immediatamente, tu bene o male potevi conoscere tutto e nulla subito, mentre questa è una cosa che ti spinge a giocarci parecchio, perché puoi farti 50 livelli, deathless, senza morte, che belli. Non te lo fa vedere ovviamente che fanno, ma comunque proseguiamo il viaggio che stavo facendo. Si sente il gioco? Proseguiamo il viaggio che stavo facendo, si sente... Lo alzo un pelo. Ecco, come vedete, cioè, ho un party che è veramente ben messo. Ah, non me l'ha salvate le maestrie che avevo messo? No. Allora, faccio gli stessi potenziamenti che avevo fatto prima di... Ma non c'ha neanche gli stessi oggetti, o almeno quelli li ha mantenuti? No, non mi ha mantenuto un cazzo. No, non me l'ha mantenuto. Vabbè, dobbiamo ricomprarci tutte le cose. C'era una la reliquia che ho comprato in particolare, che era molto utile, perché ho reso il... come si chiama? Il lebbroso, un tankerino, perché ha tantissimi HP, è duro come la Damantio. Dov'è? Trinket. Questa trombetta l'avevo vista perché dava il 25% di aggro. Praticamente ci sono tutte queste piccole cose, come vi ho detto, che il 25% di aggro non è ok se possono attaccare... No, attaccano lui. Quindi se voi vi create appunto una effettiva build, vedete, 20% di HP extra... E adesso gli ho potenziato queste skill che sono di... come si dice? Di sopravvivenza. Survivability. Tipo questa che ti toglie 3 di stress e ti cura del 50% se stai messo con le pezze al culo. 50% vuol dire che questo tizio, ragazzi, si recupera... È il 50% della sua vita, si recupera 30 HP. Se lui sta tipo verso i 20, lui va a 50. Non è così stupida come cosa, Tanto Dismas, io ho sbloccato delle skill nuove. Non so se...
Allora, lei gli potenziamo questa perché lei è la seconda DPS che l'ho presa per il fuoco. È la fuggitiva, tra l'altro molto bellina. Lei gli potenzio il coltello da lancio. E mi sa l'altro Dismas. Mas. Ok, gli oggetti. Ah, quindi devo riusare anche tra di loro gli oggetti da terra. Ecco, adesso vi faccio vedere, tra l'altro, i rapporti. L'unica cosa che manca, appunto, sono Dismas e Udry, che non stanno bene, ma gli altri, tra di loro, sono tutti impeccabili. L'unica sono loro, effettivamente. Questa è chance di spawnare una schivata. Questi li diamo a loro. Ah, non ce l'ha, lui non gli va. Ok, questo è un emblema della parata, lo mettiamo a lui. Da meno 2 allo stress lo diamo a lei. Non lo può usare, lo diamo a lui. Questo dà probabilità di eliminare un tratto negativo, diminuisce di 1 lo stress. Ce l'avete tratti negativi? Chi ha tratti negativi? Dismas. Avverto un dolore acuto che si entra la mano. Dai, togli quella. Non gliel'ha tolta? Gli ha tolto, sì! Ok, meno male, meno male, meno male, meno male. Ho il terrore. Comunque dovremmo aver risolto il problema dei vari crash. Io spero che effettivamente sia così. Oggetto di locanda. No, questo è per le cure. Due bersagli. Migliora leggermente l'affinità tra Dismas e Odri. Così salgono di affinità. E gli mancano due tacchette e anche loro stanno al massimo. Infatti me li voglio gestire bene loro perché sono importanti. Li curiamo. Curiamo tutti come degli addannati. Ok, il cibo ce lo teniamo per il viaggio. Poi dal carraio. Togliamo sta cosa dell'esplorazione perché la trovo molto inutile. Prendiamo la quantità di cibo saccheggiato e lo stufato rinvigorente. Questi sono potenziamenti che non ti dicono che cazzo fanno, ma in realtà ti potenziano la carovana, tipo quanto ti curi e tutte quelle cose. Prima di avventura, io non so quanto manca sinceramente o se è tipo infinito e non c'è un finale. Non credo però. Altra roba importantissima, questo è anche un piccolo tutorial. Il Laudano, ragazzi, se trovate del Laudano, prendetelo come se fosse l'ultimo oggetto del mondo, perché è utilissimo. Perché lo stress qui appunto va a 10, non va fino a 100. E ci vuole un attimo a mandarvi a fanculo, perché tra l'altro poi gli oggetti sono azioni bonus alla D&D, ergo potete farle e potete poi anche attaccare con il resto ed è utilissimo. Dismas, allora vediamo che ci abbiamo messo. Tu non ce l'hai delle cure? C'hai un kit di infermeria che cura, questo è quello tipo Big che cura come un addannato. Lei c'ha questo lenzuolo intriso di latte. Perché questo toglie cecità? Perché il lebbroso c'è proprio come classica inizio dello scontro per forza. C'ha il 75% che si cieca. Quindi vuol dire che il primo attacco andrà a fanculo molto probabilmente. Detto molto easy peasy lemon squeezy. Comunque Twitch io non ti vorrei dire però Cioè a parte i vari soliti bot che non di Twitch, ci sono comunque Axel, Gretima. Gretima, ciao bella, come stai? E Panzi. Quindi, ok. Ma va bene. Dismas, che gli diamo? Quello che aumenta la forza del picchietto lì? Perché questo dà più 1 a forza e più 5 a velocità, però no. Piuttosto questo che fa un... Vabbè, adesso in realtà vediamo da come si... Da come si... Da cosa ci esce da prossimo percorso. Perché se è un posto pieno di gente che... Tipo di scheletri, non me lo metto quello del sanguinamento. Resistenza al movimento, resistenza al veleno, probabilità di fuoco. PS massimi. Questi lì. Tanto dovrebbero mettere che te le puoi vendere queste cose. Perché è veramente fastidioso non potersi vendere gli oggetti per dell'oro. Magari invece di buttarli. Abbiamo nudi e crudi. Io andrei più sul fetore.
Perché di questi sono pericolosi. Questi sono proprio pericolosi. Nudi e crudi, completa questa regione senza migliorie della diligenza. No, ma sti cazzi, non mi interessa. Mi serve... voglio andare. Più che altro io non ho capito se effettivamente ci sia... ci sia un finale per adesso o è vai avanti ad oltranza. Questa dovrebbe essere la seconda locanda dopo la prima iniziale forzata che incontro. Quindi vuol dire che ho fatto due livelli. Ma andiamo. Ho scoperto tra l'altro che le vie queste spezzettate vuol dire che c'è un fight sopra. Vabbè, penso che ci faremo PPP. Poi ci vediamo la torre di guardia. Ma è un puttanaio. Poi ci dobbiamo fare due fight barra 3 per forzati. Forse pure 4. Niente fight. Si prosegue. No, però se da lì invece faccio vabbè, andiamo dritti per adesso. Poi vediamo quando ci arriviamo. Cosa importantissima, anche la torcia. Io spero che loro due facciano tipo una qualche chiacchierata tra di loro e si aumentano e si diventano buoni amici. Perché è importantissima come cosa. Se fanno anche loro il massimo è un party perfetto. Cibo di merda. Oro ce lo prendo. Questo ce lo tengo perché in caso arriviamo senza troppi sputtanamenti la prossima locanda, allora li facciamo maxare. Questo aumenta il danno a distanza, lo prendiamo. Questo acciaio i nemici, lo prendiamo. Questo dà dei dogecoin e del cibo. Quest'altra roba la lasciamo, perché voglio darla a Dismas questa. Cioè sti cazzi della resistenza allo stress, preferisco che fai danni a distanza. Piuttosto guarda, quello dello stress lo do a lei. E questo lo buttiamo purtroppo. Ah, poi tra l'altro sì, se c'è qualcuno nei commenti su YouTube, che tanto questa la ricarico, se sapete se si può vendere la roba, ditemelo, perché io ci ho provato in tutti i modi. Non mi sembra. Sì, conviene fare destra, sinistra. Poi vai su. Ti ficchi qua. No, che è? Qua. No, ti ficchi qua. Poi, ma quello è un... tocca farlo, però il coso dei cultisti. Ci abbiamo troppo... troppo caos sopra. Vabbè, andiamo a destra comunque per ora. Peccato, perché avere la sta cosa così alta ci fa esaurire la fiamma in una maniera che voi non avete idea. Perché poi tra l'altro sti stronzi si impanicano anche da soli durante le cazzo di scampagnate. Cioè non solo su 10 tacche, poi ogni tanto se le pigliano pure da soli. Cioè capite? Infatti spero che sta cosa la gestiscano meglio. Buggato il tizio da dietro. No, non posso permettermi di... vanno al massimo! Sì! Sì! Figa! Sì! Che cos'è questo? Aumenta il cumulo di bende, antidoti e unguenti per ustioni. Allora, laudano come l'oro, come... questa per la torcia, utilissimo, cazzo! Cibo buono, cibo... prendi tutto per adesso. Poi se ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo buttare qualcosa... E ci abbiamo un party full rapporti buoni tra di loro. Tra l'altro c'ho Dismas che è tipo un bottanon, perché c'ha amore sia con il... con il lebroso che con Bonnie. Quindi non ho capito. Però va bene. Allora, la cosa della torcia la voglio. La cosa della torcia è dire che è utile proprio nel culo è di poco. Perché tra l'altro, ecco una cazzata che io non ho capito, tipo le cose come il laudano o le torce che ti aumentano la fiamma, perché non me le fai usare anche al di fuori del fight? Non c'ha senso. E se me lo faccio subito lo scontro con... Destiny will not be denied. Però no, però la torre di guardia... vogliono andare tutti... No, vogliono andare tutti nello sconosciuto. Perché volete andare nello sconosciuto? Vabbè, facciamolo così si tolgono lo stress. Vai su. Ah, è cibo, buono. È torcia extra. C'è un fight. Beh, giustamente è rotto il percorso. Che sono? Ah, sono degli zombie di merda. Niente di che. Nemici? Ah, c'hanno meno resistenza agli effetti di stato.
Ok. Andiamo. Tra l'altro, un'altra cosa importantissima sono gli effetti di stato. Sono una roba che è sempre stata forte all'interno di Darkest Dungeon, ma di questo ancora di più. Di questo ancora di più, perché appunto con questa nuova gestione della vita, dei colpi, delle schivate, dei debuff e dei buff, avere quei danni che entrano, punto. Puoi averci la schivata, puoi averci la parata. Se sei avvelenato, il danno te lo prendi. È utilissimo. Zia, mi basta. Vabbè, in realtà puoi shottarlo. Bravissima. Si è beccato la cosa che vi ho detto, appunto. Attaccheranno tutti lui. E appunto, questa, vedete, gli ha dato un 50% di danno extra perché è il suo amante. Non chiedetemi. Ok. Però. Questa cosa adesso attaccheranno tutti lui ed è una cosa utilissima perché lui ha tanta vita, però c'ha anche una possibilità, cioè può togliersi lo stress, può recuperare tanta vita. Ed è utilissima come cosa. Buonasera Arlok, come stai bello? Benvenuto in live. Può fare dai 9 ai 24 danni. Ha fatto 10. Potevi fare un range del Gesù Cristo? Hai fatto... Io non ho parole. Ah, però è soltanto con un attacco quel debuff, è vero? Vedo che hai new entry nel party. Sì, questo come stavo dicendo prima è un party perfetto. Stanno tutti in ottimissimi, ti faccio vedere anche a te. Stanno tutti in ottimissimi. Cioè stanno proprio al massimo del rapporto con tutti, si danno tutti i buff. Sono stato uno sculato di merda. Con questo oggi potremo, sì amore, tra l'altro, come ho detto prima, Dismas è un buon buttanone, perché Dismas c'ha amore con il lebbroso e amore con Bonnie. Ho fatto due run. Due. Perché le run su questo gioco durano una caterba di tempo. Questa, come vi ho detto, è una run già partita. Ci ho giocato tipo un'ora e mezza. Ho fatto due locande, quindi due zone. Però io in realtà ho fatto in totale tre volte una run. Per dire. Scorza. Questo potrebbe essere un party che oggi ci potrebbe far finire il gioco. Se ce la giochiamo bene, oggi possiamo finire il gioco. La sto dicendo, me la sto sentendo calda. Sì, però secondo me si può fare. Si può fare oggi. Ma che fanno sti due? Sti due chi? Lebbroso e... Allora, il lebbroso è di Darkest Dungeon 1. Ed è... un tank della Madonna. Fa una caterba di danni. Si toglie lo stress da solo. C'ha l'unico pecco che ogni tanto diventa cieco. Cioè, non prende per un cazzo. Però ti fa tipo appunto... dai 6 ai 16 danni con una pizza. Sì, la fuggitiva potevano farla meglio. È utilissima più che altro per... È più da support, perché ti dà fuoco agli avversari, quindi ti mette quel dot di danno, perché gli effetti di stato sono OP. Ti acceca gli avversari, toglie la furtività. È molto più una supportina che una vera e propria... Ci hanno scritto che era tipo frontline là. E niente, Arlok, la fuggitiva fa quello. Ma sai che ti dico? Che io mi tolgo quel tot di stress. Madonna, Eupi lo pacceranno sicuramente lui. Lui lo pacceranno sicuro. Fa troppo... è troppo OP. Cioè adesso prende il 75% di danni in meno. C'ha 70 HP. Si può curare del 50% degli HP. Ti fa dai 6 ai 26 danni. È rotto. Lui è rotto. Vabbè che è uscito pure bene, me lo sono forgiato con le manine questo stronzo, eh. Però figa. Però figa. Chiesto come stai, Vito? Domani non credo perché lavoro. E poi faccio la live.
Se scegli quei cazzo di animali in cui si deve trasformare, gli incantesimi sì, altrimenti non lo so, sinceramente. Che mi danno i disperati? Allora, questo è utile. Utile, utile. Il veleno... Vabbè, prendiamocelo più per... Vai, lascia tutto. Intanto mi sto... No, ma in realtà questo buttalo, perché è un po' inutile. Dismas... No, vabbè, te la... Prendi di questo. No. No. Questo sì, dai. Dove volete andare? Vi va bene Oku? Tutto vi va bene? Andiamo dritti. Ah, c'è lo stronzo che fa il baratto. Quanti soldi abbiamo? Siamo poveri, non possiamo fare un baratto manco per il cazzo. Oh, bravo Baldwin. Oh, abbiamo trovato un oggetto molto buono. Quella era una cosa buonissima. Allora, Laudano me lo compro tutto. È bella. Cosa più importante di questo gioco. Quella spezzata ci trovi sicuramente gli incontri mid. Ti trovi uno scontro in strada, minimo. La strada liscia è bye bye. È tranquilla. Volevasi dimostrare. Ah, perché quel carretto di merda? Quel coso è broken come il... Che porca puttana. Io faccio questo. Ti do sanguinamento. Meglio andare safe su ste cose. Bravo. Mi è piaciuto quel 9 di danno, fratello Samir. Spaccagli la testa. 8 danni, vai giù. Non vai giù, però con questo sì. Dai, te prego, stira con il sanguinamento. Questo robo è rotto. Quel carretto di merda là dietro è rotto come la merda, ragazzi. Per non parlare, ho incontrato un feto aborto gigante. Non lo voglio rincontrare mai più nella vita. Per quello penso sia uno dei boss più... Boss, mid boss più no sense di Darkest Dungeon 2. Il Lebrosa è... Mamma mia, è un muro questa persona. Allora, usiamo questo, così ci aumentiamo la torcia. E poi te faccio male, zio. Madonna, sta crittando come una diabla. Ma no, la torcia aumenta la torcia. Solo che è una cazzata il fatto che certi oggetti tu non li puoi usare durante il viaggio. Cioè, li puoi usare solo in fight. Di sotto c'è Arnold dell'87. Dove? Non ho capito. Ah, c'è Mister Olimpia. Che flexa. Giustamente. Allora, quello dovrebbe morire. Quindi nel dubbio. Sì. No, alla fine no, Arlok. L'ho visto sull'home page, ma non l'ho aperto in caso ce lo volevamo dire in live. Abilita una potente abilità. Stesse culo, guarda che io ti sgoso tutto, te sgoso. L'ha respinto, ha detto no. Fanno il film di Buzz Lightyear. Però ho visto la grafica della copertina e ero un attimo confuso. Era tipo la Pixar che stava flexando come una dannata.
Fai il 50% di danni in meno, stronzo. Col cazzo che sotto la mia giurisprudenza fai le cose. Mi piacciono sti crit, mi piacciono, se. Mega Mind Remastered, what? È tipo, è proposta o fanno il remake di Mega Mind? Mamma mia, ma sta tizia ha fatto 4 crit di fila. Contro il boss muoio. È l'unica. Ah, lo vorrei, ma Megamind è uno di quei film che sta spopolando di recente, più che altro. Prima poco se lo schioppavano. Ma che è oggi la fila del crit? Porca puttana. Ma che è? Perché non lo prendi? Ok. No, la zuppetta è utile. Butta il pane. Poi che cazzo questo che mi fa cagare? Tanto c'ho lei. Prendi tutto. Ho cambiato server su cui streamiamo, quindi in teoria dovrebbe essere risolta la cosa. Già che ho fatto mezz'ora di live senza che è crashato. Ieri durante Kingdom Hearts è crashato 6 volte. E poi è crashato e Twitch che ha fatto e ha staccato e riattaccato la zuppetta, perché voglio dalla Baldwin. Ti aumenta gli HP massimi per tutta la zona che fai. Questo già c'ha 70 HP. Più che altro dove cazzo stiamo andando? Ah, meno male, abbiamo dei cultisti dopo, così diminuiamo quella roba in alto a sinistra. Ma un altro collezionista, zio, so povero. So povero, non c'ho un... non posso... non compro. No, forse compro. Aspetta. Ma fa culo questo. Compra quello. Più 10% ai danni, ma... boy. Allora. Lo diamo a lei perché lei è utilissima per fare danni overtime. Mi sa che quei doppi coltelli mo saranno arrivati tipo sui 5, tra i 5 e i 10 danni. Che palle, c'è un altro fight. Ok, sono morti del cazzo. Adesso ho detto questa frase, critteranno tutti e mi sventrano. Ma l'hai vista quella di Dismas? Io quella quando l'ho vista ho fatto... ma che cazzo sei? Io pensavo le sbloccassi livellando la campagna. Invece è una figata. Mo non le spoiler, non le storie se qualcuno se le vuole vedere. Ma tanto forse qualcuna la incontriamo. Ma sono bellissime. Con i cambi anche di modello. Allora, andiamo, sgossiamo, famiglia. Sgossiamo tutto, sgossiamo. Quanto fanno i doppi coltelli? 2-4. Rimasta... un po' una merda. Sto coltellino è bello bello. Da chi lo tiriamo? Lì giù. La dottoressa della peste. No, lei quella non l'ho vista ancora. Perché l'ho cambiata, cioè, vabbè che sta run sta andando avanti da un'ora e mezza. Io ho fatto 3 run che mi sono durate tutte un'ora. Quindi non è che dici c'hai tempo di scambiarli. Ah, è vero che tu sei cieco adesso. Ah, ce l'hai pure per 2 turni, manco per 1. Vediamo come ti tanchi i danni. Vediamo come ti tanchi i danni, zio. Fammi vedere. Oh, 0 danni, sì! Madonna, tanca tutto, strozzo, sì! Che bello quando le cose escono fuori belle! Dai, attacca di nuovo lui! Ah, un danno. Amore. Che bello. Potremmo finire il gioco, eh. Io la sto tirando. Me la sto tirando sui piedi la zappa. Ma secondo me potremmo finire il gioco. Dopo dai alle prossime uno memoria del mio personaggio. Non glielo do. È finito il tankerino, purtroppo. Ok. Si gode. Si gode.
Peccato il fatto che pure se gli fanno pochi, cioè, infatti dovrebbero fargliene tanti piuttosto. Allora, quello dovrebbe morire di sanguinamento. Bravo Dismas. Buonasera Fadal, come stai, bello? Benvenuto in live. Mamma mia, sto party quanto mi sta a piacere. Sto party mi sta a gradà. Mi sta a gradà. A gradì? Non so come cazzo si dice. Se lo avveleni, no, sono morti giustamente. Se vedi, con lei se la prendono parecchio. Boom. Mi fai, zio, mi fai del veleno. Io sono un ragazzo di roccia. Ti spacco a te e tutta la famiglia. Tra l'altro il lebbroso fa anche che toglie tutti i cadaveri con quel colpo, per farvi capire quanto è OP. Come stai, bello? L'ha shottato con i dardi. Mi eccito così, eh. Io ve lo dico. Io ve lo dico che mi eccito, eh. Che c'hai, Dismas? Ah, hai finito l'oggetto, cucciolo. Aspetta, molto cambio. Che ti mettiamo? Quello che aumenta la forza del lebbroso. Tu che c'hai? C'hai quello? La cambiamola. Il lebbroso è il personaggio più potente. Per adesso sì, è quello perché fa tutto. È tankerino, fa una caterba dei danni, elimina i cadaveri, si recupera lo stress, fa tutto lui. Ah beh, dobbiamo chiamarlo Victoire. Victoire. Victoire il lebbroso. Andiamo nell'oblio. Ecco, questo potrebbe essere uno scontro. Questi sono pericolosi perché sono molto sbilanciati. Però tocca farli perché ci abbiamo troppo... sti bambini di merda. Questi sono odiosi. Non... Allora... Ah, se n'è andato subito dietro. Perché tra l'altro c'hanno la schivata. Sempre. Togliamogli la spec. I bambini vanno seccati immediatamente perché sono dei figli di puttana. Ah, è vero, perché si amano, quindi ogni tanto gli para il... gli para le cose. Fanno. Loro fanno. Togli la cecità a lui. Ci arrivi là dietro. Ma questa cosa calcola come colpo? Cioè gli togli la schivata? Se anche se schivano? Ira... Oh! Ma è OP as fuck! Bambino di merda! Vieni qua! Vieni qua! Ti apro! Vabbè, zio, hai attaccato il tankerino. Ma sì, ma sti cazzi del sanguina. Ma sì, bravo, è meglio. Meglio che mi attacchi lui. Bravo, bravo. Però aspetta, mo tocca a me, risponde. Mo tocca a me, aspetta. Dammi un attimo, eh. Anzitutto aumentiamo la torcia. Aspetta, eh. Ah, mi ha dato pure il 50% di danno extra? Ti posso fare da 9 a 24 danni. No, no. È stato un mischio fatal di culo. Me li sono gestiti bene e li ho un po' coltivati per tutta la prima parte. Infatti si sta vedendo. Bambino de Melda. Peso di colnuto. Perché Fadal. Stanno tutti d'amore e pace con tutti. Questi sono... Questi, questa è la famiglia Robinson praticamente. Guarda, piuttosto uccidi lui. Ah, è vero che c'ho i danni diminuiti. Vaffanculo. Perché sì, così fanno una caterba di debuff. Ah, uffo. Tra l'altro i dardi fanno, dovrebbero far pochissimo. Io non ho capito, tira delle sleppe statizia ogni tanto. Ti fa uscire proprio le cose dal buco del culo.
Ah, mi sono dimenticato di togliergli l'accecamento. Caputtana. Vabbè, zio, togliti lo stress piuttosto. Bra. Ecco, a lei non me la dovresti attaccare perché lei c'ha. Perché lei c'ha pochi HP. Ma scusa, ma si è buggata lei? Ha fatto 10 attacchi, 7 sono stati crit. Non è fatti, bro. Se lo prendi. Peccato. Peccato, ho fatto un po' lo sboron. Lei sta un attimo che pezza il culo. Non ce l'ho cose per curare. Vabbè che tanto dovrebbe sopravvivere. Non è di certo quello il problema. Me lo riesci a seccare quel ragazzino di merda? Grazie, Dismas. Dai, attacca lei, no? No? Dismas è un figo, che ha fatto? Ha aggiunto la schivata e il colpo critico. Cucciolino. Vai, schiva questo. Schiva. 36 danni, zio. Ma come, sei morto? Ma vedi di farmi il piacere, per favore. Non è morto con 36. Ma che fa nascondino? Perché? Agna. Lei, tipo la fuggitiva, sì. Questo non ho capito. Lo prendo, ma non ho capito a che cazzo serve, sinceramente. Lib quell'altro. Ah, l'abilità che fa è, allora, una cieca. E se tu accechi l'avversario, praticamente lui per due colpi che tirerà c'ha il 50% in meno di chance di prenderti. È utilissimo se appunto devi fare tipo, devi evitare che ti arriva qualche pizza troppo forte in faccia. Tutti vogliono andare verso la cosa sconosciuta. Siete dei pezzi di merda. Tra l'altro dovrei avere il kit, quello mega ultra figo. Lo compriamo perché se andiamo in fight lo do a Bonnie. Glielo uso addosso brutalmente. Tu c'hai ancora la torcia. Te c'hai il laudano. Perché volete andare tutti verso la cosa sconosciuta? Ma dopo ci aspettano fight, bro. Vabbè, tu va contento, dai. Andiamo verso lo sconosciuto. Che cazzo di luogo è, alla fine? È una fight. Ehi, sì, che siamo contenti. Sono proprio felice, mortacci vostra. Ah, che male lo stomaco che mi fa. E poi non è lo stomaco, è tipo la panciuina. Coppiore. Oddio, no, sono questi. Va bene. Apriamoli, dai. Ci proviamo. Oh, cazzo, quello chi è? Non l'ho mai incontrato. Ma pure questa, matrona. La capra nera e messere. Bellissimo. Ma ho paura di quello che cazzo può fare. Usa il coso per curare Bonnie. Grazie. Ci abbiamo tutti 50% di danno extra, Te prego, critta. Ti supplico. Vabbè. Tanto Borgos. Questi sono ispirati alla corte, quella del DLC di Darkest Dungeon 1, mi sa. No, non è vero. Questo è un dungeon proprio di Darkest Dungeon. Non è il DLC. Sono altri DLC. Allora, visto che io ho fottutissima per la pecora, per mia esperienza fa una caterba di male. Via. Non sono deboli al veleno neanche per il cazzo. Ma zero proprio.
Vediamo che fa. Ora di cena. Rigenerazione. Ok. Ah, fai pure doppia mossa. I danni. I danni. Perché stanno facendo tutti doppia mossa? Perdonatemi. No, non capisco. Stanno facendo tutti troppe mosse. Tu. Minchia, potevi far de meglio, eh. Quanto fai? Dai due qua. No, devi shottammare la pecora. Bravissima. Perché se no continuano a mangiarsi la pecora e si continuano a curare. Ah, ma chiedevi proprio un nascondino. No, un nascondino ti butta indietro e vai in furtività. Io pensavo che dicevi tipo perché sputtava la cagatina, che era tipo una roba simile. Agna! Ma si mangia pure i cadaveri. Ma vaffanculo. Ma che cazzo. Ma siete delle porchette. Questo è quando sei talmente tanto fatto che ti mangi pure i morti letteralmente. 9-24. Zio, puoi shottarla. Va bene, 14 danni me li accetto. Ma che fa? Ah, questa è la mossa fiatella, chiamasi. Si vende 3 danni. Ok. Sti stronzi purtroppo c'hanno tutte mosse che prendono AOE. Quindi ti prendono comunque anche se le eviti. Bastardi. A me basta che vai in punto de morte. Non devi per forza stirarci. Mi sa che... No, tranquillo. Tranquillo. In teoria non do... Bella l'animazione. Un HP. Allora, io confido nel fatto che tu muoia con quel veleno. Zio, fagli se gli fai 24 danni. Vai! 15. Dai, dai, dai. Allora, io non sapendo né scrivere né... No, vabbè, c'ho ancora... L'ho rischiata, perché se non gli faceva così tanto male non potevo fare quello che volevo fare. E basta dirvi le cose, l'ho capito. Vi amate. Pompini per tutti. L'ho capito, via. Ah, non salite anche di... Ah, perché non siete più amichetti? Ah no, siete amichetti. E allora? Non è morto lo stronzo. Muori col fuoco. Affanculo. La cattiveria. Tanto ci dà maestria pure, quindi ci potenzia le skill più avanti. Ruba tutto. Tata è un po' rischiata, perché lei... Per il fatto che Bonnie prende pizze sulle gengive tutto il tempo e basta. Mi dispiace dirglielo, però fa quello e basta. E non so come gestirla. Si prende i boffolotti in bocca e va. Riforniamo l'acqua, cazzo. Guarda che ti diamo. Le bombe quelle devi accecare. Se devi parare il culo a un compagno tuo. Ci stanno. Dove siamo diretti? Oh, questa è una delle missioni che vi fa vedere la trama degli eroi e che vi sblocca le skill nuove. Facciamo quella del lebbroso. Come va il cibo qua sotto? Come vi state recuperando vita? Ok, piano piano, sì.
Tanto se dico nei cattiveri a buffo, non ho capito perché. Più avanti che c'è sta? Ah, abbiamo quasi finito la zona. Sopravviveremo fino alla fine, secondo voi? Parte il poll in chat? Così a cazzo. Lo facciamo fare al lebbroso. Un leone tra fili d'erba insanguinati, accerchiato da un branco di iene. Nessuna discriminazione. Shan? Che vuol dire Shan? Shan them not. È una fight! Questo era come era prima il lebbroso! Ah, è vero perché in Darkest Dungeon 1 lui inizialmente si prendeva cura dei lebbrosi. Ecco come se l'è presa. Figate. Questi che cazzo sono? Lontano dagli occhi. Rimprovero reale. Passo reale. Ma sei tipo, prenditi cura dei malati. Ah, c'è la mia. Il fight è. Falli campare. Passo reale, avanti di uno e togli due alla cosa. Fa perdere la prossima azione a tutti gli altri. Avanti di tre. Abbraccio. Posizione. Che cazzo. Non lo so. Non so che stai contro gli Umpalum. Supplicante. Faccio tipo lontano dagli occhi? Pianto miserabile e ti aumenta lo stress. Ok. Consigli. Ah! Non è che si curava dei lebbrosi. È che lui era un nobile, voleva aiutare i tizi malati. E i suoi consiglieri invece gli facevano: no, zio, stai lontano dai lebbrosi che te la prendi. Rimprovero reale. Cioè, l'obiettivo di questa missione è arrivare davanti per fare abbraccio e abbracciare tutti, credo. Sono l'orsetto abbraccia tutti. Mi sa di cosa improponibile. Questo sta per infartare tra 2 secondi, raga, eh. Sì, ho capito, ma basta! Ma c'ho contro 7 cose che fanno questa roba. Gli prende un infarto. Ma che cazzo vuol dire? Proviamo abbraccio. Lo porta indietro di qua. Abbracciamo il lebbroso. Ah, ok, lo manda a fanculo e ci cura la cosa. Sì, ho capito, ma che parto. Mi dispiace dirlo, ma così è proprio un parto. Avanti, Savoia! Tanto oggi non hai sto farda, l'abbiamo risolto. Le bestemmie e cercare il server giusto a quanto pare sono serviti, forse. Ma ci metto 4 anni? Che fa? Avanti, Savoia! Ok. Piagnete tutti, che cazzo vedevo di. Piagni, su, piagni. Che poi prenditi cura dei malati e avvicinarsi e abbracciarlo, ma va bene. Tocca a me, pezzi di merda. Abbraccio tu. Io mi immagino sti poveri consiglieri effettivamente che fanno: principe, no, avvicinare i lebbrosi, porca puttana. E invece lui: no, voglio i lebbrosi. In mezzo a tutti. No, fatemi dagli abbracci. Per cazzo. È come qualcuno che si vuole tipo lanciare di sotto da un ponte, tutti che lo fermano. Lui: no, no, fatemi buttare. Perché? Ma porca puttana. Hai ricarica, non puoi farla sempre sta cosa. Ah, lebbroso usa pianto, mi sa. È super efficace. Dice: no, non posso ignorarlo, devo andare ad abbracciarlo. Ma che cazzo. Sì, però è un parto così, eh. Porca puttana. Anche se quello più difficile è stato, anzi, più una rottura di coglioni. È stato quello di Dismas, del fuorilegge,
che mi sono dovuto mettere 3 ore a fare avanti e indietro dietro a delle rocce, perché tipo ci c'erano le guardie che chiamavano aiuto e tu dovevi andare in fondo alla lane di rocce, tipo qua giù, e tirare un sasso alla guardia che stava qui, riavvicinarti il turno dopo, tirare un cazzotto a quello che stava... Questo per 4 guardie. È stato infinito quel robo. Eppure questo non c'è scherza. Posso abbracciare i... Posso abbracciare i... Dai mamma, fammi abbracciare i... Gli lebbrosi, per favore. Lo faccio solo una volta. Non si dovrebbe scherzare su queste cose, ma sti cazzi. Tocca a me, no? Dai, finiamo sto parto. Malattia espansiva. Figata. Beh, sono belli sti piccoli dettagli. Si è imparato rottura. Fa dai 4 ai 7 danni. Ignora l'armatura. Questo mi piace. Ho capito, ma toglie pure l'armatura. Ma è una macchina rottura dei coglioni. È una macchina da guerra questo coccodrillo. Ma scusa, ma fa tutto. Fa tutto lui. Allora, ci saranno un fight. No, 2 fight se andiamo di qua. Vabbè, tanto dovrebbero essere fight minori in teoria. Dai che voglio... Ma chissà quanto manca al dungeon, alla montagna. Che stanno sempre a rompere il cazzo. La montagna! Ok. Gioco di merda quando fai così! Vaffanculo! Ha respinto pure il sanguinamento, mortacictus tuo. Ammazziamo subito la pecora perché abbiamo capito che sono così sputato. Ciao Arlok, buonanotte bello e buona sopravvivenza per domani, grazie per essere passato. Buona fortuna, speriamo, speriamo. Intanto le trovate su YouTube se volete rivedervele tutte belle tagliuzzate. Oh, fa ovviamente il veleno su questi, non puoi usarlo. Quindi coltellata. Ecco qua. Ora di cena, tua sorella. Pecco. Steady yourself. Due ai 16 danni. Allora, acceca quello stronzo là dietro. Spacca il peguriddu sardu. Sono molto deboli al fuoco, che è giustamente tipo la mo. Ha mancato! Non posso dirlo! Non posso stare calmo. Dai, laudano a lui. Allora, mi devi dire a sto cortello come se fosse veramente... Cioè, la tua vita dietro a sto cortello. Oppure mi mangio il cadavere. Cos'era quel rumore? È crashato tutto? No, c'è stato proprio un problema con le cuffie. Ok, scusami, c'ho sempre l'ansia, questa cosa. Ah, perché c'ha il 30% di crit. Cazzo, è alto, eh. Via fuoco, stronza. Oh, io li odio sti cosi. Come li odiavo su Darkest Dungeon, non li odio pure qua. Mi stanno su cazzo, Scusate. Ognia! Ma lei è buon uomo, le è arrivato qualcosa per l'alfa di Elden Ring? Lo sai che non ne ho idea, non mi ricordo neanche che email ho messo. Era novembre. No, si è presa una malattia, che cazzo è la sepsimo? C'ha il 15% di fare... Ah beh, sti cazzi. Ah ma niente, dovrei controllare perché non mi ricordo neanche l'email che ho messo purtroppo.
aprila come una noce di cocco. Allora, accega lui. E fagli male. Ok. 7 danni. Se li prende, sì. Nel dubbio. Che si sa mai. Hai messo la classica? È bene grosso. No, ho messo cazzo in culo 45. Anzi, ho messo, com'è, XX Dark XX. Con quelle di 2000 anni fa, vecchissime. Sono dice, Magno! Quando faccio così mi sembra tipo il, come si chiama, Shaquille O'Neal quando fa Dark Angel. Questa è per pochi. Questa è veramente per pochi. Per che cazzo ho detto? Allora, io sono più preoccupato. Allora, innanzitutto bevite tutto il laudano come se fosse eroina. Che non, l'eroina non credo si beva. Vuoi morire? Per favore, grazie. We'll overcome even the greatest of threats. Quella vuole scelta, mamma mia. Siamo qui adesso su Minecraft. Tutta Eliata. Andiamo. Sempre avanti, figa. Tanto c'è sta... la fiamma mi farebbe comodo. Ah, ci dà dei tratti questo, però ci dà 30 di... No, vabbè, prendi questo. Cibo. Adesso lasciamo. Sempre a testa alta, sì. Ah, è vero, devo cambiare gli oggetti. Questa cosa me la dimentico sempre. Allora, lei sicuro il laudano. Niente. Allora, lui questo lo facciamo fare un po' healer. Ah, butta le bende. Giusto perché siamo in sto posto di merda. Che prurito al naso. Mi piace comunque la nuova voce. La sopra corgiotti connessi. È molto carina. Cioè, mi piace proprio come è uscita fuori. Dobbiamo fare un fight qua, mi sa. Eccolo lì. Nemici possenti fanno, c'hanno il 30% di vita in più. Tra l'altro, quel numeretto di merda è programmato a mano, perché non c'è un modo che non sia programmandolo di togliere il mega logo di Twitch a fianco al numero. Ero triggeratissimo. Ci ho provato in tutti i modi, ho detto, sai che c'è, mi metto a programmare in HTML e vaffanculo. Ah, ma sono immuni al veleno? Vabbè, giustamente sono... No, ci hanno 40! La società e i loro luoghi. Quello potrebbe morire. Hai grittato! Che cazzo mi ha attaccato? Dimagrimento cronico. Meno 20% HP massimi. E meno 100% tasso di guarigione passiva. Non si cura più. Sei costretto a diventare vegano. Ma no, no, io mi lancio dalla finestra. Si scherza, Twitch. Speriamo di trovare un cazzo di un cazzo di ospedale. Fa vedere. Ma col cazzo che c'è l'ospedale. Ma porco Dio. Vuol dire che lui adesso non si cura più quando viaggiamo, eh. È pericolosa. È pericolosa davvero come cosa. Allora, posso evitarlo sto fight?
Non posso andarmene. Menamoi. Ma un altro. Ok, ok, va a stage. Cioè, tipo, ogni volta che tu vai più avanti ci stanno tipo i gruppettoni sempre uguali. Perché sennò non c'ha senso che mi spawna sempre lo stesso Cristo. Un colpo ben assestato. Bravo, Vicciriddu. Ah, gli date. Ok, potrebbe spaccarla lui la pecora. Ma questi hanno una resistenza al. Al veleno non poco differente. Quindi è un po' inutile che faccia sta cosa. Dai, sta pecora di merda. Tra l'altro manco muore immediatamente, mortacci sua. Bravo, grazie. Che... Bravo, bravissimo. Mi ha pariato il culo. Guarda che esse. Questa zona è... Ecco, meno male. Guarda, mi stava attaccando un'altra malattia. Questa zona è un puttanaio che voi non... Come era sul primo, qua era la fiera delle malattie praticamente. Bravo, meno male. E magna del cadavere, zio, sti cazzi. Come in ogni palude che si rispetti. Giustamente. Ah, peccato. Riesce comunque a fare qualche cosa. Ecco qua. Un'altra malattia? Vediamo quanto è forte la... Si cura di 30 HP. Io sono immortale. Io sono ineluttabile, merda. Mi fa incazzo, mi fai. Vaffanculo. Malattie, veleni e tante bestemmie, esattamente. Ho fatto un errore, ho sbagliato mossa. Che tra l'altro ho scoperto che ogni mossa che voi prendete, loro attivano un'animazione differente. La preparano in modo differente. Che cazzo sta succedendo qua? Allora, andiamo un attimo in Be Right Back e torno, che sta succedendo un puttanaio, mi stanno chiamando.
Ok, di Equi, sono gli sponsor che pretendono sempre. Di Gucci 1 milione non si fa niente. No, ma è successo un puttanaio. Tipo, dove stanno le crocchette dei cani? Sono arrivato, ho fatto tipo le mamme che, quando non trovi gli oggetti. Eccolo. Basta, non... Ok. Ero confusissimo. Madonna, quanto fa male sto tizio comunque. Ma ancora, ma che ca... Cos'è la Red Bull? Sì, sì. Ogni volta mi scrive uno nuovo. Prossima Sony. Allora, scusate. Scusate. Hanno fatto la lombo combo. Nessuno può sopravvivere contro di noi. No, questa è una donna, quindi parla un po' più suave. Dai, spaccamolo, su. Vattene a fanculo, stronzo, dai. Dai, prendi fuoco, pezzo di merda. Gli ha dato, che gli ha fatto? Gli ha dato un bacetto e si è curato. Da adamantio. No, meno male. Perché non è detto neanche che muoiono quando c'hanno, quel, c'hanno gli effetti d'estate. 24? No, 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 no. Buono, buono, buono. Buono, zio, che questa è roba utile. Fermi, fermi. State fermi. Porca puttana, se roba buona. Affanculo sta roba. È roba... Allora... Ma è la versione potenziata, fa il 20% di danni extra. Ma posso metterla doppia? Può fare il 35% di danni extra. Tu invece ti facciamo fare il 30% di danni extra. Ci abbiamo delle retroguardie che fanno... Fanno un male porco. Siamo arrivati all'ultima cosa. Questo è il dungeon finale, che praticamente è una roba a ondate, anche se te ne puoi andare. E poi siamo arrivati alla locanda. Speriamo che alla locanda c'è un kit per togliere le malattie. Porca puttana, ma proprio mo se doveva prendere il dimagrimento cronico. Mortacci vostre, de chi vo dice. Eccolo qua, il bastione dell'oblio. Nemici prestanti hanno delle resistenze aumentate. Ah, che bel posto. Togliamo subito una capretta dai coglioni, dai. Lady, beh, sì, lei sta crittando come una maia. No, no, te prego. Togli la cecità a lui, ovviamente. Dai fuoco alla pecoretta. Ma in realtà pure la fuggitiva sta facendo un sacco di crit, eh. Questi sono i round che dobbiamo fare qui sopra. Possiamo fare 3 round. Ogni round che facciamo ci dà tipo dei buff bonus. Cioè degli oggetti extra. Però tipo l'ultimo c'è un boss che l'ultima volta in cui ci sono andato mi ha aperto malissimo. Capretta incaprettata. Questa è capretta abortata più che altro. Guarda che roba. Che poi è vero, adesso le vedete bene queste cose. Sono proprio contento.
Riesci a shottarla, Dismas? No. Però la fai morire di sanguinamento, forse. Però, accidenti, sei fenomenale. Certo, l'amore tra il lebbroso e Dismas non me lo sarei mai aspettato, sono sincero. Allora, adesso tocca a lei. Dismas, come al solito, un po' un puttanon perché è innamorato di 47 persone. Ma... cioè, poi l'amore no, significa proprio che c'è... No, l'ha respinto, porco. Are you sure about that? Cioè, le siringhe fanno 7 danni. Sentite, io me ne vado. No, ma non me lo rischio il party per... perché... questo mi piace. Ma non dovevi. Allora, togli sto cazzo di pane che ce n'abbiamo pure troppo. Mortacci vostri. Va, pane e formaggio proprio a vita. In essa milk. Mamma mia, l'ha spaccato fortissimo. Scappiamo, merde. Namo. Namo. Cori. Abbiamo finito un'altra zona, è la terza. Questa è la run più lunga che ho fatto. E mi sa che neanche la Allora, dipende da che cazzo incontriamo dopo. Però mi sa che non la finiamo in live. Non la finiamo. Quanti soldi abbiamo? 27, siamo poveri in canna. Ho anche detto in culo, però... ok. Ma in realtà la montagna è vicina. Disma sotto... vabbè, là sopra. Ah, hanno ottenuto dei cosi. Pirofobia. Ha paura del tremolino delle fiamme. Se è in fiamme... distrugge... trattare di cibo non porti nessun beneficio. Avverte un dolore acuto che si intrigua tra la mano della... cioè, fa meno... ah, fa meno danni. Cazzo, cantante. Emofobia, se sanguina, vabbè sti cazzi. Metti i propri interessi al primo posto. Vi state un attimo... vabbè, c'è sta, Allora, cominciamo il giro di cazzi. Mangia nonna che te fa bene, che ve fa tutti bene. Magna. Pure tu laggiù, mangiate tutti. Allora, ora gli stati che hanno vengono curati, no? Le malattie, questi tratti qua col cacchio. Questi se li tengono, dobbiamo trovare un ospedale. E che è lo problema. Allora. Innesson Milk, infermiera, 118. Scusa, no, ho sbagliato cosa. Allora, davvero, dovevo vedere i rapporti. Come state messi? Tu stai bene con tutti. Ok, non serve un cazzo la pipa. Fumatela voi due. Bravi. Dogecoin a lei. La zuppa che ti aumenta gli HP. Perché no? Ah, perché devo selezionarne due. A Bonnie. Cura a Bonnie. Cibo a Vittorio. Resistenza allo stun, lui perché è utile. Andiamo dall'istruttrice, abbiamo 4 punti per aumentare le skill. Questo, perché gli fa prendere anche più danni adesso. Questo, perché lo usa parecchie volte. Ne abbiamo un po', ma non li posso. No, posso potenziare solo una volta. Potenziamo l'epurazione. Ah, ma mette quel segnalino sul bersaglio. Quello fa aumentare il crit della. Di questa, No, era. Qual era? C'ha più 50% di crit se il bersaglio c'ha quell'emblemino. Farebbe 60% di crit. Potenziamo la picconata, giusto per flavor. Poi, il carraio.
equation of your fate. Experimentation. Allora, questo stronzo qui ce l'ha qualche cosa? Che mi cura le malattie. E probabilmente togliere un tratto negativo. Aspetta, prima di prendere. Stress, resistenze. Allora, questo. Questo. E basta. Diamo un po' di pane. Torniamo di qua. Quella cosa lì, che cazzo è? È la rapidità, vero? La rapidità la diamo a lei, perché lei può fare un sacco di debuff. Probabilmente diminuire un tratto negativo. Dismas, te lo meriteresti sto coso, soprattutto per il polso slogato, perché ti diminuisce i danni tantissimo. Non gliene ha tolto nemmeno uno, vero? Gli ha tolto il polso slogato! Sì! Ok, va benissimo, sono contento. I trinket. Ma è bello, ma io posso venderle le cose? No, vedi, è una puttanata sta cosa che non puoi vendere. Perché allora è inutile che mi tengo molti oggetti. Siamo pronti? Polso slogato, chissà cosa. Precious relics remind us of a time before the end. Non. Cazzo, per tre ninnoli non posso prenderlo. Raga, ma stiamo. È venuto. Mi sono accorto fino adesso che c'è sta il desktop e non il gioco. Ma ok. È lo stage finale, sì. È tipo il darkest dungeon di sta zona. Non ci abbiamo la mappa. La musica pure è molto più cupa. Che c'avete? Ah, ok. Non credo che qua troviamo un medico, un'infermiera. Questi sono tutti scontri, vero? No? Pensavo fossero scontri. Questi non li possiamo evitare. Dipende se trovi l'abbonamento delle nevi laureate da Tabard di medicina. Che cazzo è quello? The pulse slows. Tra l'altro, devozione esultanza nei confronti delle indescrivibili forze cosmiche. Questo che cos'è? Il diacono. Brava. Bella de papà. I miei cucci. Madonna, c'ho paura. Papere!
Ah, non è neanche una cosa che gli si toglie, eh? Lui prende costantemente, per sempre, meno danni dagli attacchi. Meno danni in generale. Ma allora, zio, ma becca di sto veleno. È l'unico modo che c'ho per seccarti. Un tanker... No, lui è peggio. Perché io quando faccio il tankerino, mi si toglie poi il buff. Quando mi colpiscono, mi toglie il... Ti prendi il 50% danni. Lui ce l'ha, punto. Spero che... Forse c'è qualcosa per togliere i buff. Sei debole al fuoco? Sei debole al fuoco, zio. Tipo questa cosa... no, perché non ce l'ha. Atena, affanculo, merda. Io gli sto facendo... No, l'ha respinto. Fanculo. No. Oh, lo sapevo che facevi un... Eh sì, il 2 rispetto a Crysis 1, perché poi diventa... Non è più open world. Infatti è un peccato, ma perché si sono riconosciuti... Si sono accorti che nel primo c'era... Cioè, fare sempre una cosa come il primo, con la grafica di Crysis e l'ambientazione di Crysis, è un bordello. A due mani proprio, sì! Scusa. Questo qui si sta vedendo quanto sta funzionando bene il tempo che ho impiegato al forgiare questo cazzo di parti. Mi sa che la... Sì, ma tu... Ma sulla PlayStation 3 Crysis 2, a parte che mi pare che era graficamente era un po' una merda, però, cioè, minimo 20 FPS, vai. Quanto c'ha di resistenza alla morte sto coso? Non abbastanza. Sottai! Belle queste animazioni. Come at me, bro. Mi prendo il 75%. No, dai, yeah, c'è. Da 20 danni me ne sono presi 2. Scusa. Mi sto un attimo gasando. Un attimino. Il primo attacco l'hai schivato, il secondo no. Pezzo di merda. Fanculo e fanculo. Easy. Ma questo è il primo, eh. Secondo me, tipo, verso la montagna ci saranno tipo un altri minimo 4 fight. Devi morire. Bambino di merda. Tipo... Ti becchi triplo uomo. Mamma mia, staccia scherzo. Sai che bello un mostro che prende 4 cose? Sarebbe bellissimo. Zio, bambino di merda, tanto devi attaccare me, eh? Non vai da nessuna parte. Prendo il 125% in meno di danno. Vabbè, è un fire questa signorina comunque. È un fire. Non ti danno oggetti. Qua proprio ti dicono, zio, te la prendi in culo. Ti dicono qua, vai avanti per cazzi tuoi. Andiamo, sì, c'è un altro fight. Non so se più avanti ce n'è un altro, ma non credo. Sono due, forse. Dai, ma hai affrontato boss per ora? I boss si trovano in quelle cose di prima con i 3 round. Si trovano là. Se tu arrivi al terzo coso, ci sono dei boss, ma sono sbilanciatissimi. Purtroppo. Sì, perché ora è tutto dritto. Belli i design, però, che so.
Cazzo, me l'ha cecato. Vaffanculo. Va a cagare. Tra l'altro, come si chiama sto stronzo? Cardinale. Ah, è un altro cardinale. No, quello prima di prima non era il cardinale, era... Che cazzo era? You shall not pass. Il diacono, sì. No, questo è brutto. Ok, neanche tanto. Cazzo di switch a tutte le cose, porco di... Va bene, va bene. Va bene, lo accetto. Zero danni. Ah, proprio... Sapete il meme del tizio di colore che fa... Yes. Così proprio. Sì, ma questo è molto ispirato a Lovecraft, come anche Bloodborne. Zia, a te. Se ti metto dietro, c'hai delle mosse? No, devi rimanere là. No, ti devi spostare davanti. No, porco Dio, mi sono sbagliato. È vero che stavo con lui. Vaffanculo. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Piccoli errori. Capitano, capitano. Ho provato per buttarlo indietro. Cazzo, ti mette addosso tutti i malus. Tutti. Meno male che è un tankerino lui. Allora, vieni qua. Un momento di repositioning. Quel bambino di merda, sai che fare? Seccalo, letto in toscano. Ok. Con Alma Almani Porto Muso. Cosa ha fatto? Non me ne sono accorto. Ah, mi ha fatto un altro. A little help impeccably timed. Momento che sto, scusate se sto molto zitto, ma sto concentrato. Sto analizzando tutte le cose a schermo, tipo. Perfetto amore. Dovessi attaccare lui, no? Gay vibes. Sono aperti molto mentalmente, meno male, sono contento. Ok. No. Piuttosto tu, invece di farti quella cosa, usa questo che ti togli un po' di stress per il prossimo scontro. Se vediamo Gardina, no, una pizza me la tiramo. Non la tira a me. Vabbè, sti cazzi. Sti cazzi, sinceramente. Resiste invece. Perché? Ah, perché deve far prendere i 4 danni a lei. Ecco perché ha resistito. Questo è Darkest Dungeon che mi ha guardato, mi ha fatto. Si volevi, zio. Ma quanto c'ha di resistenza alla morte sto coso? È solo sculato e altissima. No. È solo sculato. Ma immaginate adesso dobbiamo entrare nella montagna ed è un altro dungeon senza che vi danno possibilità di fare qualsiasi cosa. Allora,
Abbiamo una botte di Laudano, una benda, due cose per la cecità. Stiamo con le pezze al culo. Però ci abbiamo due healing. Io toglierei questa cosa perché ho visto che ti fa tutti i debuff. Impenna sta carrozza, se... No, mi sa che c'è un altro scontro prima di entrare dentro. No? Behold, the source of the stain. Gateway to incomprehensible emptiness. Ah, siamo nella montagna. Perché giustamente in Darkest Dungeon 1 era il cuore. Qua è il cervello. Che figata. Entriamo in Wyoming. Lucchetto dello sfinimento. Chiavistello di rimorso. Madonna, c'hanno 75 HP. Che cazzo mi fa quella? Non è possibile utilizzare abilità e oggetti che ripristinano gli HP. Cazzo. No, bueno. Dai, 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 dai! Dai! Zio, ti devi tankare anche la Madonna adesso. Te devi tanka tutto. Tutto te devi tanka. Tanto è molto lontana la telecamera, forse è per farti notare... Bastardo, questo attacca solo nelle spalle, non attacca davanti. Figlio di puttana. Ceppo della disperazione. Minchia, quanto me puzzano ste robe. Ma qua è la fiera del debuff. Mamma mia! The wall, cazzo! È un muro! Che mette Ah, ogni turno c'è una cosa differente. Non puoi usare attacchi melee adesso. Do not worry. Tra l'altro c'abbiamo un party che tra di loro sono tutti porco dio, spaccamo tutto, zio. Quindi è fighissima come scena. Ho dovuto fare quello perché sennò si impanica, mi sa. Aia. Tu non puoi fare niente, zio. Che non sia curare. Ti dai, frate, sei meglio di loro. Esattamente, sì. Ah, crittato su quella dietro, vaffanculo. Il peccato è che tutti sti lucchetti c'hanno 75 HP l'uno, eh. Cioè, non è... Non è poco, eh. Cioè, sono tanti 75 HP. Mancami, stronzo. Ho fatto bene a mettergli cecità addosso. Non è possibile utilizzare oggetti per recuperare lo stress. Cazzo, io che voglio usare il Laudano. Vaffanculo. Serviva proprio un bel crit. Eh sì. Serviva anche un altro crit, effettivamente. Ah, ma c'è scritto... È il simbolo loro, ti indica che cazzo succede. Armi melee. Armi ranged. Cure. Sfinimento. Doianza. Rimorso. E questo è... è lo stress. Voglio seccarne almeno uno.
Dai, 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 dai. Dai che uno è andato. Ruptured Vessel. Sì, ogni turno ce ne sta uno che fa per forza. Ogni... ecco, questo è ranged, no? Lo sapevo. Lo sapevo. Vaffanculo, Però è bastardo, eh. È bastardo veramente. Vai a far culo! Scusatemi. Anxiety foments insidious fears. Ok. Dovevo fare qualcosa per forza, quella. Non si può usare attacchi melee. Ok. Usa il Laudano, zia, perché stai veramente con le pezze al culo. E spacca quel lucchetto di merda. Ma secondo me dopo che spacchi sti quattro lucchetti non è finita. Devi battere il cervello che te fa qualcosa. Mi sembra troppo easy batte soltanto i lucchetti. Zio, devi tankare adesso. Devi tankare come un malandrino. Non ha più la cura lui, non c'ha più le cure. Lui. Guarda che bastardo. Zio, ah beh, perché io ho messo la cosa per... per quel lucchetto c'ho un'altra cosa in mente. Diniego del coraggio, non ci possiamo curare. Ok. In realtà questa cosa va a mio favore. Cazzo, c'avevi il 60% dei crit, zia. Io credevo in te, nel cuore mio, Naruto. Sei ciecato, non dovessi beccarci. Bravissima. Bravissima. Squarta tu. Mancano 19 HP, mancano. Lo curi? Dimmi che lo curi un po'. Ah no, perché non partono le cure se c'hai sta roba. Lui si è preso 3 danni, ma lei se ne è presi 12, Per un HP. Non devo cercare la ruggine. Anche se ne sacrifichiamo qualcuno non ci frega, perché non è Darkest Dungeon 1. Va benissimo se qualcuno muore. Beh, è brutto, lo so. Però sti cazzi. Ma quanto c'ha? Ah, oddio, non ho notato. No, c'ha 20, è solo sfiga. Ok, vai a fanculo. One less obstacle in our path. Ma sai che bello se sare... perché nel primo il boss finale, oltre a essere il cuore, era l'antenato. Era questo che parla, era. Vi immaginate se quello non è che era il cuore del Darkest Dungeon, era il cuore dell'antenato. Questo è il cervello dell'antenato. Vabbè, scusate. Intanto mi pia. Con un HP lore, può essere. Se ci ho preso, c'ha un HP quella tizia.
A due volte di fila non gli ho attaccato il veleno, ma che sfiga. Però 14 danni di pigli. Dai, 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 dai. Zio, mi devi grittà però. Ma vabbè, va bene, va bene, va bene, va bene. Attacchi lei, no? An interminable conflict. Tanto non ce l'abbiamo più le cure, zio. Tranquillo, non me curavo. Tranquillo che proprio non me curavo. Questo si prende 6-10 danni. Sei. C'hai 2 HP se non muori. Sì. Ok. 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 Ok, mamma mia, sì, mi sto eccitando. Voi direte perché non sei andato melee? Perché gli faccio la combo. Gli faccio la combo con lei che prende il 40, il 50% di crit in più quando c'ha questo segnalino di merda. E non l'ha crittato, vaffanculo. La scrivania è arrivata al mento, qualcosa l'ha alzata. Non sono stato io, mi sa. O forse sì, non si può sapere. Dai, pezzo di merda, crolla. Vai a fanculo. Sì, dai, su. Dai, sì, dai, dai. Sì, fammi frega un cazzo, sì. No, è andato in crisi, è andata. Però abbiamo resistito, cioè comunque non è crollata la... I rapporti non sono crollati. Curati. Bevi da sta pozza, sì. La sicurezza non è mai troppa, perché se non muori con questo colpo. Ok. Tocca a te, vero? Le catene sono state distrutte. The flame grows stronger. Push on to the inn. Rest and resupply await you. Remain undeterred, and you will yet prevail. Bro. Non è una cosa buona che abbiamo liberato dalle catene quel robo. Bonus boss finale, bonus vittoria. Abbiamo sbloccato l'ultimo personaggio, tonico, eh. Raccolti arditi, insulti creativi, triboli, spore di lì, eh. Vabbè, abbiamo sbloccato una cat... Ma quanta roba? Coltelli da cucina, ma quanta roba? Non è finito. No, 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 non è finito. È un roguelike. È come The Binding of Isaac. Con tutto il party vivo, tra l'altro, sì. Cioè, è stata proprio una perfect. Però è come The Binding of Isaac. Abbiamo liberato le catene, adesso devi... C'è mega... tipo, dobbiamo tornare alla montagna di nuovo e ci sarà il cervello senza le catene, secondo me. Oh, non si farà oggi? Perché tra l'altro qua è solo il primo, ce ne stanno altri 4. You have cowered in your crumbling denial long enough. No, ma tanto non è, il party non è lo stesso, eh.
Perché solitamente quando tu muori ti fa vedere la carovana esplosa. Mentre mo... Dan... lui dovrebbe essere proprio... Lui è il primo healer vero e proprio. Guarigione dal 0 al 33%. Fa danni, danni. Bersaglio gli diminuisce l'attacco. È un bel support lui, eh. Lui è un bellissimo support. Dà un sacco di malus. Quando riceve il colpo... Uno, ok. Va bene, non... Bersaglio... Fa 3 di sanguinamento a tutto il party. Avversario. Offerta caotica. Bello. Mi sembra anche un... Cioè, inutile, mo sta a cominciare un'altra cosa. Però guarda, giusto per curiosità mia, perché a me non me ne frega niente degli spoiler. Per capire se effettivamente l'abbiamo finito o meno. Perché probabilmente, forse è perché è ancora in alfa e quindi non c'è un non c'è un finale. Cioè questo è palesemente un finale è un finale incompleto. Infatti sì, è questo. No, è questo il finale. È in beta. Aggiungeranno sicuramente... parte sì che ci sono... probabilmente ci saranno tipo 5 route. Quelle 5 cose. Ognuna ti porta tipo da una parte. E tipo se saranno tutte magari delle parti del corpo. Le affronti tutte. Hai distrutto effettivamente il Darkest Dungeon. Tipo appunto... Però è strana. Cioè... quella cosa è importante. Perché se quel robo era quello che creava il male... Cioè, sono due le cose. O il cervello era una cosa dentro la montagna, buona, pacifica. Gli occultisti, si chiamano così mi pare, beh, insomma, quei tizi là, i cultisti, se sono avvicinati l'hanno intrappolato e quindi l'hanno reso maligno. O abbiamo fatto un pastrocchio, perché se abbiamo liberato quella roba e quella roba è cattiva, è un cazzo di casino. Quello mi sapeva tantissimo se no di... Se è cattiva di tipo... Ehi, hai spaccato le catene, adesso c'è il boss vero finale. Come sul primo, no? Che c'era l'antenato, lo affrontavi e poi in realtà sbucava il cuore con dentro l'antenato tutto corrotto. Mi sa di quello. Eh sì, perché questo è il capitolo 1. Sì, abbiamo... abbiamo finito l'alfa per... Cioè, ovviamente e sicuramente... Tra l'altro non è crashato, abbiamo trovato il server giusto. Abbiamo finito l'alfa. Stava crashando, eh. Stava crashando, eh. Appena ho detto che non stava crashando, c'è Twitch che mi ha fatto... con la pistola. Che cazzo hai detto? Cazzo hai detto? Che? Tu che vorresti? Tanto abbiamo perso solo lo 0.2% dei frame totali di 2 ore di live. Porca puttana. Comunque sì, abbiamo finito l'alfa di Darkest Dungeon. Sono curioso. Si vede che ci sarà molto altro. Molto, molto, molto altro da fare.
questa mo la carico su YouTube. Se metto tipo finale, ending, Darkest Dungeon, fa tipo una caterba di visual. L'unico fatto è che veramente Naran dura veramente tanto. Dura proprio tanto. Cioè, raga, io, noi questa, tipo, noi adesso l'abbiamo giocata, che era già iniziata. Io ci avevo già giocato 2 ore. Cioè, sta live, sta la run, questa run è durata 4 ore. Perché, infatti, quando siamo arrivati alla fine abbiamo tipo sbloccato tutto. In realtà quel livello arriva fino al 50, quindi tu fino al 50 continui a sbloccare oggetti, trinket, le malattie, i tratti e roba varia. E 4 ore di run, Fatal, sì, perché quella era già startata. Era startata, io ci stavo giocando, io ho detto vabbè, questa poi la continuo in live perché mi sembra una run bella fatta per bene, no? Cioè mi sembra buona. Infatti abbiamo finito il gioco. Però però è tanto. Tanto tanto. Sono 4 zone o 5, mi pare. Saranno sì 4 o 5 zone. Vedo tanti cose da fissare, perché tipo anche molti boss noi in realtà non ci siamo arrivati neanche al massimo della potenza là, perché ci potevamo arrivare molto molto più cattivi. Molto molto più cattivi. Però vedi, una volta che sai, capisci come funziona il gioco, te lo gestisci bene tutto quanto, vai di Cristo. Vai benissimo. Dovrei metterlo pure qua, Gorgi connessi. Magari sotto di me. Tipo qua sotto. No, qua. Oh, devo staccarlo. E niente, ragazzi. Abbiamo finito Darkest Dungeon. 2 live è durato. L'ho finito in 4 run. Il capitolo 1. Però ci sta, perché appunto... cioè, questo Darkest Dungeon non è come il primo. Il primo era fatto proprio... cioè, questo dice sì, è fatto ehi, muori, risponi. Il primo era fatto anche più stronzo, perché il primo appunto tu te dovevi completare tipo altri 5 dungeon che erano un bordello, che c'avevano una difficoltà che andava sempre ad aumentare. E poi una volta che ti avevi fatto 5 ti eri fatto 5 dungeon improponibili, difficilissimi, tu potevi entrare, dici ok, mi sento pronto per il Darkest Dungeon, entravi là dentro ed era anche peggio. Eppure quello te lo dovevi fare più e più volte prima di arrivare alla fine. Mentre questa è fatta appunto alla roguelike, alla The Binding of Isaac, alla giochi, sblocchi sempre più roba, c'hai le carte in regola per andare a spaccare il culo, arrivi fino alla fine, anche se è molto RNG. Pensa che sta alla 50esima, madonna. Io porca puttana, la 60esima run che faccio? Muoio al secondo post? Vediamo che cosa hai mandato.